Ottimo, mutina ce l'ha? No, non ce l'ha, ci vuole. Freddo. La ricevuta numero 20 euro, giusto tutto. Il bimbo quanto ha? 9 anni? No, non paga. Allora, ricevuto 213. 18. Noi siamo il primo, lui fa... Va bene, va bene. Almeno così. Rimanete a pranzo, allora dovete mettere la quota su. Allora, è così, eh. 200. Elettrica da una gran mano. Il cappello a chi le do? A me. Brava, grande! Insomma, gli ho chiesto. A me è verde di raccogli. Sì, aspetta, guarda, c'è lei prima. A chi serve? A te? A lui? Certo. Ah, diciamo. Sì, io, però ci sarebbe meglio. Samuele. Devo metterli da un'altra parte. Ci sai? Capparelli. Ciao. Capparelli. No. Grande, vai, a posto. Campanelli anche. Ci organizziamo come Terramare e Maremma Me, un'associazione appunto che si occupa di bike, e noi ci occupiamo invece di trekking, torrentismo e acquaticità in generale. Oggi qual è l'obiettivo che facciamo, quindi nel sotto diciamo la grande campana di WISP, perché comunque Vivi in Montagna è una campagna che proviene da WISP nazionale e che si sta un po' diffondendo un po' in tutta Italia. Noi la facciamo qui per la prima volta e l'obiettivo è quello di promuovere in questo caso il Montamiata attraverso forme di sport sostenibili con l'ambiente. Quindi oggi faremo sia torrentismo che trekking che mountain bike. Entrambe le discipline comunque non sono banali, ok? Il trekking comunque ha dei bei dislivelli, il torrentismo è un qualcosa di, non è ovviamente come può essere in Garfagnana con calate, in forre eccetera, però bisogna fare sempre molta attenzione, il casco è d'obbligo, quindi chi viene a fare torrentismo deve avere il casco, punto stop, tenerlo sempre in testa, ok? Questo è obbligo, va bene, se no niente. Poi per quanto riguarda invece la logistica, molto importante, allora chi fa trekking farà un anello, quindi ritornerà qua e non ci sono problemi di spostamento. Stessa cosa per le mountain bike che sono autonome. Il problema è, tra virgolette problema, è per chi fa torrentismo. Quindi noi adesso dobbiamo fare questo. I piloti, cioè chi ha la macchina, cerchiamo di fare dei gruppi magari, facciamo carpool, si dice, cioè pieniamo le macchine, una macchina sola porta più persone, ok? Si va con le macchine in un punto che sarebbe il nostro punto di arrivo del torrentismo, che è sotto Monte Giovi. Posate le macchine lì con la roba, con il ricambio, la posate lì, in modo tale che quando usciamo dall'acqua avete già il cambio per il cambio. A quel punto i piloti ritornano qua su pronti per la partenza con la navetta che ha offerto appunto la Poderina Toscana, e facciamo un ringraziamento perché ci sta ospitando Davide Borselli, che è il responsabile di questo bellissimo agriturismo che avremo modo poi di conoscere dopo, per chi rimane anche a pranzo organizziamo un bellissimo buffet, un buonissimo buffet di prodotti.